Eccoci qua, Officina 9000 Giri con Luca e Mirko, ragazzi, buona giornata. Eh, e questa brutta ceffa mi sembra di conoscerla. <ride> È stata da noi un bel po' questa qua, questa qua l'abbiamo tenuta, eh, tenuta in caldo più di otto mesi, quasi dieci mesi. No, ti dico che ci abbiamo visti, era pre-lockdown 2020. Eh, la era febbraio 2020. Mara. Sì, era qui insieme alla, alla Porsche 911, Al 911, Blue. sì, 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 Bello, e allora, il Cabrio era. Sì, mm. abbiamo fatto il servizio dove era appena arrivata. E anche lei era appena arrivata. Sì, sì, no, il la, la, la Porsche l'abbiamo consegnato, era, abbiamo fatto servizio, mentre questa qua c'era appena arrivata, l'abbiamo fatta vedere appunto com'era. Che... Era un po' conciatella, eh, conciata, era un po' conciata, eh. sì, sì, no, non in maniera, cioè, mi hai visto di molto, molto peggio, sì. era un po' conciata, però dovevamo fare tutto. Diciamo che l'abbiamo presa un po' alla larga. Eh dai, <ride> insomma ci sta. No, no, nel senso questi lavori qui sono lavori che vanno fatti veramente con calma, non di corsa, anche perché, ripeto, sono lavori di cesello, come si suol dire, e quindi non si può pretendere di fare un lavoro dove uno inizia e finisce nella stessa... Nello stesso lasso di tempo, vanno fatti nei ritagli di tempo. Sì, Quindi sì, il sì. cliente mi ha detto: Guarda, lascia lì, ti chiamiamo noi. Ci chiamiamo, esatto. per avertelo fatto no, con, con la calma <ride> dovuta. Allora io rimango in, immediatamente allibito, mm. per non dire colpito e esasiato, dalla verniciatura. È eh sì. una cosa spettacolare, ma sì. molto più bella di, come, di quando è uscita dalla fabbrica, secondo me. Beh, tieni conto: sì. È chiaro che la, la vernice è appena fatta, è stata fatta sulla base della vernice originale, è chiaro che le, le vernici di allora avevano delle tecnologie hanno diciamo, fatti in maniera diversa, anche il metallizzato di allora non aveva la brillantezza certo, probabilmente no, no. che ha questo. Poi sai, sì, questa qui è appena uscita dalla, eh, dal forno praticamente, quindi è risplende. Abbiamo fatto una verniciatura eh, completa con il cliente, non solo verniciando, abbiamo proprio smontato i vari pezzi, quindi sono dei dettagli che Vedendo la macchina di prima kiton uno non è che percepisce, però con il cliente mi ha detto facciamo una verniciatura, diciamo, abbiamo due o tre tipi di, di soluzioni mh, fatte in maniera integrale, completa, che ti porti una qualità. Beh, abbiamo scelto questo tipo di stalla, quindi abbiamo smontato proprio le varie parti, non solo incartandole ma proprio smontandole e abbiamo riverniciato tutto. Quello che c'era di buono è che la, la struttura era, era sana. sana, cioè non, non aveva punti di ruggine, via, okay. era solo certo. poverina sofferente per via del tempo. Certo. Ecco. posso dirvi che c'era un nuvolo pazzesco. Ma quando Mirko l'ha parcheggiata, qua il sole è uscito, ha fatto capolino. Eh, e dice, no, io devo baciarla, quella, esatto, quella 75 esatto. perché è uno spettacolo. Esatto. Vuoi farmi vedere prima di stare su? Stiamo sull'esterno, poi mi fai vedere il motore. Sì, ti faccio vedere. Allora, l'esterno si vede abbastanza bene. Poi casomai giriamo. L'abbiamo verniciata tutta e non solo la parte di carrozzeria ma anche tutte quelle che sono le plastiche perché quello che mi ricordo ai tempi le plastiche erano veramente eh, molto sofferenti per i polimeri dopo un po' di, di anni perdono, cioè, tendono a, a ingiallire quindi questi qui se voi andate a prendere il, il servizio precedente erano sul bianco mm -hmm. <ride> Sbiaditi, cioè, non è, certo. è bravo, sbiaditi il, il termine giusto è sbiaditi, ma per il fatto appunto che, che con l'andare a dilemma tutti, eh, cioè, non, non perché questa avesse avuto chissà quali vicissitudini, cioè tutte le plastiche dopo un certo numero di anni purtroppo chi più chi vedo, la luce, eh, si sviliscono certo, tutte. Certo. Ma quindi, anche la qualità di questi, di questi profili, eh, che spettacolo. Quindi riverniciati tutti anche questi, quello che fa Bellissimo. la differenza, quindi le, dalle maniglie, cioè abbiamo cercato di, senza andarle a cambiare, perché qui le alternative erano due, o si cambiava il paraurti, si rimetteva un paraurti nuovo, che questi paraurti qua è veramente difficile andare a prendere e eh, recuperare i ricambi di queste macchine abbiamo optato insieme al cliente di ehm, riverniciarle e la macchina è ritornata okay. in perfetto Visore, siete lì, io parlerei anche un attimo del cerchio perché... Sì, è uno il spirindore. cerchio, questo qua l'abbiamo ripreso, nel senso il suo cerchio originale che era bellissimo, cioè è certo. bellissimo. Adesso questo tipo di cerchi qua con i suoi bulloncini eh, fatto veramente eh, come adesso probabilmente non vengono più fatti. Questi sono degli scomponibili originali che credo abbiano anche <ride> introvabili come si suol dire, non erano concertissimi però li abbiamo anche questi smontati, eh, riverniciati e sono stato tornati al loro... Tanto loro che si è lì, li apri, apri l'interno. Sì, ecco, poi... Allora, Un'altra Mi ricordo che avevamo parlato del tessuto e eh, qualcuno dirà, però non è un eh, tessuto originale. Allora, l'abbiamo allora, cercato... Non è impossibile trovarlo quel tessuto è, lì. È un, è un, è un è, Allora, questa, questa qui è la 75 TS che aveva aveva in origine un tessuto recaro. Infatti aveva il suo tessuto che abbiamo tenuto, che abbiamo tenuto gelosamente, che però è introvabile, cioè non, qui non in Italia non si o trovi, o hai la fortuna di trovare un interno di un'alta 75 uguale che però deve, ovviamente anche questo deve essere tenuto bene, o se no, le abbiamo trovati di similari, ma mm. non no, 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 no. diciamo veniva fuori come diciamo noi un peccianata. A questo punto abbiamo optato per rifare, perché erano veramente messi malino, per rifare gli interni e eh, li abbiamo fatti in pelle. Quindi a questo punto ci siamo presi delle libertà. Cioè chiaramente è una macchina dove mh, dipende sempre da quello che voleva il cliente. Eh, siamo partiti da una base abbastanza sofferente, l'abbiamo riportata, sia a livello meccanico che a livello estetico in una forma direi molto molto buona. I sedili erano veramente conciati, li abbiamo rifatti sia come imbottitura che come, come, come rivestimento esterno. Il cliente col cliente abbiamo deciso di fare in pelle con le cuciture rosse. Uh -huh. A questo punto ci siamo sbizzarriti, abbiamo fatto anche il logo alfa, che non so se si vede, ricamato sul poggiatesta. Eh, abbiamo fatto parzialmente perché ci sono ancora due o tre lavori da fare mh, proprio per via del fatto che non si trovano i pezzi. Allora, mh, se, se vai a dare un'occhiata, i pannelli sono ancora a metà dell'opera, nel senso che abbiamo rifatto la parte centrale, questi pannelli qua che sono originali molto sofferenti, questo è proprio dovuto al fatto che ha ceduto la struttura. Lì noi da un punto di vista artigianale non riusciamo a intervenire. e Dobbiamo trovare dei pannelli nuovi. Il però nel momento il è che si trovano lì. Nel momento in, in cui si trova, ti ho detto al cliente: guarda, io te la consegno così: ci sono due o tre cose che vanno ancora sistemate tipo: non so, i fari anteriori che non abbiamo trovato, i pannelli porta, però al cliente quando troviamo i pannelli stacchiamo la parte che ti abbiamo rifatto la e la parte di appoggio che si è afflosciata è certo. e d'altronde non, non, non Beh, è... Diciamo a livello di qualità dei materiali all'epoca non, sì. non brillavano proprio per, no, 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 eh, per no, qualità di forse no. anche per Ecco, in, in questo caso, poi chiaramente mi attirerò le ire dei, 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 degli appassionati, Se ma parli male nelle macchine italiane, non è questione di parlare male o parlare bene, però se tu prendi nello stesso servizio, eh, sono, sono qualità differenti, quello che vuoi, la Porsche che c'era che, che aveva più anni di questa, se tu guardi i materiali che venivano usati, un'altra categoria, cioè eh tu sì. non puoi usare una plastica o i pannelli con questa plastica che lo sai che dopo un certo numero di anni sia floscio. Per l'amor di Dio anche i tedeschi ne hanno fatti tutti i colori. Sì, non sì, so sì, certo. se ti ricordi, eh, c'era stata una serie di golf, forse Mirko se lo ricorda, che avevano una, cioè a un certo punto negli anni. 80... tra gli 80 e 90, e era venuto fuori il ghiribizzo di fare questa finitura delle plastiche con una, plastica, con una finitura superficiale gommosa, che dava al tatto un, un senso di gommosità. Mm. L'avevano ripresa addirittura anche nella, nella Ferrari 348, mi ricordo questa cosa qua. Il problema è che cos'era? Che dopo un certo numero di anni questa plastica diventava appiccicosa. Quindi tu avevi i cruscotti di... che, che, che Golf erano quelle con... Eh, anche le Golf 4, giusto? Le Golf 4, dopo un certo numero di anni, stiamo parlando di 10, 15, 20 anni, diventava un chewing gum, una roba pazzesca. Vive. Ti rimanevano le mani, le mani nere perché il polimero cedeva, quindi anche le, 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 le tedesche hanno fatto delle, delle, delle cavolate, eh, lì probabilmente a livello di test non hanno, fatto, non hanno calcolato certo. che dopo vent'anni questo tipo di materiale scedeva, però anche lì ripeto, ci sono delle, delle piccole cose che potrebbero essere fatte meglio, in ogni caso l'anima di questa macchina rimane comunque un'anima molto particolare, cioè una trazione posteriore, mh, una delle ultime... Alfa vere, prodotte appunto a Milano. Questo è il vero senso. Poi il fatto che abbia il pannello che cede, la coda, la freccia. Pazienza, cioè ci sta. È una questione proprio di, 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 di passione intrinseca a prescindere dal, dal particolare, in sostanza. Luca, scusami, prima primo motore, tu hai parlato dei fari che sì. dovete cambiare, però io li trovo bellissimi. No, cioè, i non so come no, ce no, l'avete ehm, fatta. Ehm, sì, no, no, li abbiamo, li abbiamo puliti, però se tu guardi bene all'interno, vedi sì, però, qua, ragazzi, eh, si che. Sì, però, ragazzi, rispetto a. C'è certa roba che si no, vede no, in no, giro, no, vede no, per la però se lavoro. tu guardi l'interno c'è cioè proprio la parabola, mm. lì purtroppo anche lì gli anni si è eh, proprio certo, certo. arrugginita, quindi questo purtroppo non lo puoi riparare, mm -hmm. devi eh, trovare i due fari nuovi e I sostituirli, cambialli. li abbiamo puliti per quello che era possibile, però la parte dentro riflettente si è consunta si è proprio diciamo, addirittura dei punti di ruggine lì non possiamo intervenire ma perché la perché comunque già così che tu io l'accetterei per... no, no 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 ripeto sappiamo che la consegniamo ci sono 3-4 punti con, che abbiamo concordato con il cliente che andranno poi certo, eh, completati, completati. Okay. vediamo dentro dai, ecco la motori. parte importante quindi dicevo come carrozzeria abbiamo fatto un lavoro all'interno e all'esterno a livello meccanico quello che era il punto dolente di questa macchina il motore Dava bene, cioè non, non abbiamo fatto interventi particolari, non, non ci siamo, cioè, e quello che era l'abbiamo lasciato. Il punto è che dove ci siamo dovuti concentrare è il cambio. Cioè, chi eh, aveva visto questa macchina, chi aveva, ci aveva messo le mani, diciamo meglio, su questa macchina precedentemente a noi, aveva fatto veramente un disastro. Aveva cercato di riparare il cambio mettendo dentro dei pezzi, non si capisce cosa avesse fatto. Morale della favola che la macchina a livello di cambio non andava assolutamente. Anche lì cosa abbiamo fatto? Le strade erano due, o lo rismonti cercando di capire anzitutto che cosa hanno fatto precedentemente, che già quello è un punto di partenza dolente, ehm, oppure trovare una sostituzione. Delle due abbiamo scelto alla fine, abbiamo trovato un, un cambio con gli stessi seriali, quindi con gli stessi rapporti è convenuto sicuramente a livello economico prendere quel cambio, montarlo e l'altro a questo punto di rottamarlo, di sicuramente disposto. quindi diciamo che a livello di cambio adesso la macchina funziona perfettamente eh, a livello di motore non abbiamo fatto assolutamente nulla perché era già stato fatto precedentemente quindi il punto dolente dove proprio la macchina non marciava era, era per quella. via del cambio cambiato Bene. adesso la... Senti, io ti chiederei prima di lasciarti al tuo lavoro insieme a Mirko se ce la fate sentire in moto sì. perché almeno è un piacere sì, di sentirlo sì, sì. per il gusto degli alfisti. Certo, certo. Perché certo. Compensa qua. con quello che dicevamo prima: no? Dice, qualcuno dirà, ah, eh ma è macchine. non è vero che ce l'abbiamo con le anche macchine italiane, proprio noi che siamo appassionati. No, ma uno Allora, Sono una constatazione. Le cose vanno certo dette nella, nella giusta. Cioè, ma sai quante cavolate hanno fatto i, 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 tedeschi. i tedeschi, i francesi, i giapponesi, cioè. Eh, ok, che goduria, che goduria splendente e dal sound, bella. Mirko, non godere troppo. Basta che poi ti vengono giù le lacrimucce quando devi consegnarla al cliente. Fantastico, Luca. Grazie mille, complimenti per il lavoro che avete fatto. Ci vediamo alla prossima puntata, perfetto. Ma guarda quanto è lucida, ma guarda che roba, è una bellezza. <ride> no, è ciao, ragazzi. Bene. Alla prossima, ciao, Frank. Ciao.